Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. Attraverso successive tradizioni popolari è diventata una significativa celebrazione culturale, religiosa e commerciale del romanticismo e dell'amore in molte nazioni del mondo. E il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di valentine, bigliettini d'amore spesso sagomati nella forma di cuori o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico. Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini nisseni come passeranno questo giorno dedicato al romanticismo. Questa giornata di San Valentino la passerò sicuramente a casa con la mia famiglia, con mio marito e i miei figli, perché comunque sia San Valentino per me è una giornata dedicata all'altro, cioè all'amore che si può trasmettere al prossimo. Per me San Valentino è iniziato benissimo stamattina perché abbiamo avuto la sala piena di donatori e veramente questo è il più bel regalo che si può regalare all'altro, cioè il proprio amore e la propria vita. In particolare mi chiedono dei cioccolati, tutta a forma di cuore, delle torte. Penso un po' come tutti gli innamorati, a fare qualche compera per il nostro piccolo amore, e un regalino anche perché è il compleanno della mia ragazza. Per cui adesso prendo dei cannoli qui in pasticceria e li porto al lavoro alla ragazza. Una pasta a casa, qualcosa di molto tranquillo. Penso di uscire fuori, sempre, a casa si sta sempre bene. Passerò la giornata soprattutto a lavorare. Chiedono le rose, la maggior parte dei clienti vanno sulle rose come regalo per la festa delle loro donne, con dei cioccolatini e vari oggetti che portano loro.